della scuola elementare, ma attonita non solo per le bombe, per i bambini che vengono fatti soldati, per le città distrutte. Di queste scene ne abbiamo viste tante negli ultimi 30 anni, nelle guerre dei missionari, giustificate dai missionari dal Kosovo al Golfo Persico, fino a quell'orribile video giù. Vedo che nel discorso pubblico la pensabilità di essere pacifista radicale è stata cancellata. E se sei pacifista, o ti sei collocato come elettore di Putin, o se proprio ti va bene, sei vivo pacifista. Allora io credo che quello che noi dovremmo fare è ricostruire innanzitutto non la morale, ma una cosa ancora prima della morale, il sentimento del no alla guerra. Lo dobbiamo alla Costituzione. L'articolo 11 è un articolo sentimentale. Cara Mandrake, Concetto Marchesi, stettero giorni e giorni per trovare la parola sentimentale. Potevano usare la parola rigetta, rifiuta, respinge, invece hanno trovato la parola ripudio. Ripudio vuol dire che noi, che la guerra non ha pudore, e che noi abbiamo schifo di una cosa che non ha pudore, dobbiamo mettere un tabù, come si faceva nelle antiche società, un tabù contro la guerra. E lo dobbiamo alla cultura d'Europa, a quel mai più. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i ministri della cultura, ancora sotto le bombe, nel 1944 si riunirono a Parigi per dire mai più. Nacque lì l'UNESCO. Nell'articolo 1 dell'UNESCO si dice mai più. Dobbiamo togliere la guerra dalla mente degli uomini. Non basta un trattato. Dobbiamo toglierla dai sentimenti degli uomini, mai più in nome dell'umanità. Da quel momento in poi, anche grazie al pensiero ecologico, l'umanità si era orientata verso un cammino comune. Adesso ritornano invece con questa guerra. Tutti i ferri vecchi del discorso ottocentista. Contro l'umanità come soggetto politico ritorna l'idea degli stati nazionali, l'idea animalesca degli stati nazionali. Sono i cani che fanno pipì intorno al proprio territorio per costruirsi confini. Sono i cani che irrigidiscono le barriere. La specie umana no. La specie umana costruisce ponti, costruisce fari. La specie umana è porosa, la specie umana non può pretendere di mettere muri perfino sul mare per respingere i poveri. Allora i patrioti, i sovranisti non possono oggi dirsi pacifisti, perché è nella loro ideologia del confine che si scatena questa guerra. Infine, in questa ricostruzione sentimentale, la cosa che mi rende più attonita, che mi dà più dolore, e Eleonora mi può capire, è nella mia storia di donna, nella mia storia femminista, l'uomo un po', non l'uomo come te, nemmeno come quel Piero della canzone di André che si toglie, che non spara anche a costo di essere ucciso, e nemmeno come quello che pure aveva bombardato e che dice nessuno tocchi cai. No, ma gli uomini un po' giocano con le pistole, un prolungamento fa. Però le donne no, le donne non hanno mai giocato con le pistole. Invece vediamo in questa sporca guerra non solo le soldatesse, la vicepresidente ucraina che dice ah, ma vediamo anche le intellettuali che hanno costruito con il movimento femminista, Rosy Bredot, Liliana Segre, le vediamo armate. E questo è impossibile, insopportabile, perché c'è nell'idea di femminilità, che è delle donne, ma è anche degli uomini, un gesto di vita che non può dare morte. Questo gesto di vita è anche un gesto culturale, perché la cultura è stata. Qual è il senso della cultura? Qual è il senso della scienza? La scienza, la cultura
non serve a diventare project manager o ad avere competenze per andare nel mercato del lavoro. Il senso della cultura, della scienza, è quello di dare speranza a questa caduta umanità, di contrastare la morte, di entrare nell'immortalità con la memoria, con la bellezza, con gli edifici. È un'umanità che si invidia nel futuro, non può dare morte. Ed è anche il gesto che le donne hanno nei loro venti. Quando c'è una scena che io che mi illumina e mi conforta, quando gli stati nazionali sono sempre accompagnati dal culto del guerriero, dal culto dell'eroe, del sacrificio, fra l'altro un sacrificio barbarico, perché a ordinare il sacrificio sono i vecchi, mentre a morire sono i giovani. Quando faremo i conti su questa guerra, vedremo che sul campo di battaglia sono rimasti coscritti soldati russi e i coscritti resistenti ucraini. Ricordiamo che quella resistenza è stabilita per ordine dello Stato. Bene, questo culto dell'eroe io lo ritrovo in una scena antica che vi vorrei riportare, è una scena dell'Iliade. Quando Ettore, che viene da un paese civile, da una civiltà come quella di Troia, vuole andarsi a palazzo. Da una macchina da guerra, che è Ulisse, uno costruito per fare la guerra. Allora il padre, che è saggio come il nostro Piero, dice: ma dove va? Ma tu così muori, tu sarai squartato, ma pure Troia sarai. Ma lui deve prendere l'elemento e deve andare per forza, perché l'eroe è così. E allora la madre fa un gesto strano, si scopre il sì e dice: figlio mio, questo segno ti ha nutrito, ti ha dato la vita, quello devi costruire. Questa è la patria per noi, non è un confine. I genitori, le tombe dei miei genitori, sono i miei studenti, sono grazie Laura.